al forum Banca Assicurazione 2015 sono stati presentati i risultati della quarta edizione dell'Osservatorio sulla distribuzione assicurativa. Quali sono le novità? L'Osservatorio quest'anno è giunto alla quarta edizione e abbiamo portato avanti come SCS in collaborazione con GPF Research uno studio che era orientato a capire le direttrici attraverso le quali i player del mondo distributivo dei prodotti assicurativi si stanno muovendo in termini di orientamento al cliente. È stato interessante analizzare un panel di clienti molto corposo e molto cospicuo per andare a identificare quelli che sono i trend innovativi a livello di evoluzione del mercato, in particolare cercando di capire quali sono i driver che muovono i clienti nella scelta del player del distributore dei prodotti assicurativi. Tre elementi sono emersi come tendenze molto chiare: la ricerca da parte del cliente di interlocutori competenti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale, della relazione commerciale, capacità di avere un interlocutore assicurativo, un distributore che sia capace, in grado di fornire un servizio personalizzato e quindi tarare l'offerta sull'effettivo need del cliente e rendere, questo è il terzo elemento, il punto vendita in cui viene fruito il servizio e la relazione con il cliente un canale di accesso a quello che è il mondo della multicanalità, quindi aprendo la relazione anche a quel segmento di popolazione che sempre in maniera maggiore si sta orientando verso l'acquisto e la fruizione dei prodotti assicurativi attraverso la tecnologia, quindi l'online, i device, eccetera. Dalla fase di ascolto che abbiamo realizzato su un campione rappresentativo della popolazione italiana per quanto riguarda la clientela di prodotti assicurativi emerge un'opportunità interessante per chi si occupa di Bank Assurance. La segmentazione che abbiamo realizzato individua due macro segmenti di clientela. Da un lato quelli che abbiamo chiamato connessi, è la parte di clientela più evoluta, che rappresenta circa un terzo della realtà italiana, e dall'altro i clienti intermediati, che sono più tradizionali. Quello che abbiamo visto è che i clienti cosiddetti connessi sono più spesso clienti bancari o clienti di broker, sono più spesso clienti con più prodotti in portafoglio, e quindi diciamo che potenzialmente le banche hanno in questo momento una grande opportunità, perché hanno accesso, un accesso facilitato se vogliamo, a un segmento di clientela più evoluta, e quindi questo rappresenta da un lato anche una grande sfida, perché è una clientela sicuramente più esigente, più informata, e quindi va approcciata dal punto di vista relazionale con modalità possibilmente personalizzate e basate sulla conoscenza del cliente stesso. Una grande sfida, però, che può portare indubbi vantaggi in termini di profittabilità per le banche stesse.